La cosa che amo della musica è che attraverso di essa posso, sarà banale ma è la verità, esprimere delle cose di me stessa che altrimenti non avrebbero una voce. Nella vita di tutti i giorni non sempre ho il contatto con me stessa come magari ce l'ho nel momento in cui canto una cosa in cui credo. Sinedades è il quartetto composto da Erika Boschi, Agustin Cornejo, Matteo Scarpettini e Gianni Apicella. Un arcipelago di storie e melodie sospeso tra world music e musica popolare brasiliana, Europa e America Latina, pop e tradizione e un jazz dell'anima che mette la tecnica al servizio dello spirito. Si classificano al primo posto su oltre 700 candidature al concorso Toscana 100 Band. Collezionano in poco tempo più di 350 concerti nella penisola italiana e un tour oltreoceano. La loro musica ha un piede nel Mediterraneo e l'altro in Sud America, in un linguaggio che mescola i ritmi latini da Brasile, Africa e Argentina con armonia jazz e pop vibes. Benvenuti nel salotto di Canzoni ad Alta Fedeltà. Da qui parte il viaggio alla scoperta dei nostri ospiti attraverso le loro top 5 su musica, cinema e letteratura. Ospiti di oggi, i Sinedades. Avete interpretato Waterfalls del grande Paul McCartney. Cosa mi raccontate del ragazzo di Liverpool che ha fatto la storia insieme ai Beatles e perché soprattutto questa canzone, che insomma non è delle più commerciali mediaticamente parlando del grande artista? Allora, nonostante io abbia ascoltato i Beatles e Paul tantissimo, penso che la discografia dei Beatles, penso di averla ascoltata almeno un centinaio di volte tutta, da quanto sono quasi fissato con questa band. Però questo brano, che è di Paul, non è dei Beatles, e non lo conoscevo, l'abbiamo scoperto per caso l'anno scorso andando in macchina, facendo un po' di zapping su YouTube, completamente casuale. Insomma, a parte questo brano, tra l'altro ci è successo più di una volta che partì su un brano di Paul e che noi dicessimo ma chi è questo? Bella questa canzone! E poi scopri che alla fine è sempre lui. E Paul ha questa capacità di essere un camaleonte nella musica e di fare sempre cose belle con qualunque strumento, con qualunque approccio, con qualunque intensità, no? E questo brano è col Rhodes, e quando abbiamo saputo che c'era a disposizione un Rhodes abbiamo detto no, dobbiamo assolutamente preparare un brano di Paul col Rhodes e niente. E la cosa che più mi ha colpito di lui è la melodia e l'armonia, la capacità di raccontare
di emozionare già con la struttura armonica dei brani. E infatti la differenza sostanziale fra Paul e John fu che John si concentrava molto sul contenuto, sui testi, e Paul aveva invece un'estetica puramente musicale, no? E che però non vuol dire che racconti meno cose di un testo profondo, no? Quando una melodia è bella e ben articolata. E niente, io lo adoro alla follia per la sua paesaggistica veramente varia che riesce a comunicare con la tessitura di note e accordi. Ecco, invece ponendo un attimo l'attenzione sulla parte un pochino appunto più del testo, sì. Leggendo anche, dando un occhio anche alla vostra top 5, voi mi sono resa conto di una cosa molto interessante: non avete una lingua ben precisa di riferimento, non ne avete scelta una per rappresentarvi, ma comunque cantate in diverse lingue. Sì. Perché avete fatto questa scelta? Allora, per me l'aspetto della lingua è ovviamente importantissimo perché fa parte del mio strumento ed è incredibile come a seconda della lingua che io scelgo di cantare tutto cambia, le risonanze, la posizione della mascella, della bocca, della lingua, è proprio, sono mondi quasi diversissimi, passare da uno spagnolo a un portoghese, a un italiano, a un inglese, è proprio... Anche le emozioni a volte, no? Cambiano. Ovviamente, anche perché nel momento in cui vado a cantare in italiano, che ovviamente è la mia cosa preferita, anche se non lo faccio molto spesso, il trasporto è incalcolabile, no? Abbiamo scelto lo spagnolo come lingua del progetto perché per il genere che facciamo è la cosa che è venuta più spontanea di fare, e poi soprattutto era anche una lingua di casa, cioè una lingua a cui sono affezionata, è la sua lingua madre, quindi era comunque non era per niente un indossare una maschera, era un essere noi stessi. Poi però andando avanti un po' suonando e scrivendo, l'urgenza espressiva si è tutta, almeno ultimamente, spostata sull'italiano e è proprio appunto, come vi dicevo già, una cosa completamente diversa, e dal punto di vista della scrittura pure c'è un mondo di cose da dire, perché se ascolti la canzone italiana di oggi a un italiano che è diversissimo dalla canzone che invece ascolto io, che magari può essere un Battisti, una Vanoni, insomma cose più degli anni 70 o Tenco, è proprio un italiano diverso, completamente diverso. Però quindi fanno parte di un cantautorato un po' più... Esatto, se penso a un italiano di ispirazione, per me è quello. Non solo, anche perché tante canzoni italiane che ascolto, come prima stavo parlando della Vanoni, mi viene in mente il disco che ha fatto con Toquinho e con Vinicius de Moraes, e l'italiano che lei canta e che cantano loro insieme è in certi punti palesemente una traduzione dal portoghese, quindi per forza è un po' strano, cioè non è quell'italiano tipico né da canzone né da colloquio, insomma, essendo una tradizione è una cosa diversa, traduzione è una cosa diversa. E devo dire che però è quello l'italiano che mi piace, l'italiano un po' anche... giocoso, maccheroni. Sì, è una cosa affettuosissima, un italiano che secondo me ha la tenerezza come caratteristica principale, anche se pensi a Tenco, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Non la sentiresti questa cosa adesso, nel 2020-21. C'ha una tenerezza proprio, una semplicità, una genuinità che vince, insomma. Forse anche una ricerca un po' più approfondita. Ora, appunto, vedendo la vostra top 5, c'è un Ivano Fossati, sì, che con le parole ci ha sempre giocato, sì, molto bene. Sì. Quindi comunque state molto dietro anche alla costruzione, esatto. Fossati, per esempio, l'ho messo perché per me quella canzone è la canzone d'amore. Cioè, il testo per me è... Una volta ho fatto un gioco per cui... volevo arrivare a quale fosse la canzone d'amore il cui testo più rappresentava. Secondo me Carte da decifrare di Fossati è quello, cioè è un'unione di sacro, profano, tenerezza, ma anche un po' di forza comunque. E
l'amore, se ci pensi, ha un po' tutte queste sfaccettature e lui in un italiano semplice, perché non ci sono parole strane, è tutto molto chiaro, molto semplice e mi colpisce come se mi toccasse proprio. Questa cosa è incredibile. Ed è un italiano diverso perché è un italiano già degli anni 90 ed è in realtà, proprio parlando solo di lingua, è molto diverso rispetto agli altri esempi che ho fatto. Sei d'accordo con questa da non italiano? È molto interessante perché io sto iniziando ora ad approcciarmi alla musica italiana, tant'è che vengo quotidianamente preso in giro per non conoscere i più grandi capolavori della musica italiana. Chiedo perdono, ma mi sto documentando pian piano. Comunque sì, Erika è una grande maestra per quanto riguarda musica, testi e cantautorato italiano, senza dubbio. Sì, che poi in realtà non mi sono mai accorta di questa cosa, però mi ricordo che mentre facevo il conservatorio di jazz era un periodo che mi ero molto affezionata a Modugno, quindi io ascoltavo Modugno in casa con le altre ragazze con cui studiavo in conservatorio e c'era un po' di snobbismo nei miei confronti, perché essendo in accademia si studiava jazz e quindi si doveva anche ascoltare solo jazz, anche nel privato era quella, no? La cosa richiesta, no? E invece io proprio in quegli anni mi sono proprio radicata, sono rimasta nella nazione proprio d'appartenenza, ho detto no, io a casa ascolto cose mie. Non lo so, è successo così, da lì in poi. C'è anche una mezza intenzione di cominciare a scrivere in italiano per i prossimi brani. Sì. Forse il prossimo album ci piacerebbe, quantomeno l'idea, di esprimerlo in italiano. Bene, quindi abbiamo una piccola anticipazione anche rispetto a questo. Due brani già ci sono. Esatto. Ah, ok. Dalla musica passiamo al cinema e avete fatto diverse scelte molto interessanti a partire da 2001, Odissea nello spazio. Diciamo che è un film che ha rivoluzionato un po' il modo di fare e di pensare la fantascienza, si sviluppa su dei temi molto importanti che sono pur sempre l'esistenza dell'uomo e comunque la sua complessità in genere. Kubrick, grazie a questo film, si è vinto un Oscar nel 69 per gli effetti speciali, ma in realtà poi quello che appunto è rimasto è un po' il modo di girare questo film. Dove finisce la fantasia di Kubrick e dove inizia la realtà dell'uomo? Secondo me la grande forza di questo film è stato dire una cosa che in realtà già viene detta da millenni nell'umanità. Se uno legge ad esempio gli antichi greci,
no? Che parlavano della dualità, già parlavano della dualità fra coscienza e non coscienza, fra anima, spirito e pensiero, no? E un po' questa cosa rappresentata in modo cinematografico nel 69 da Kubrick, no? È una cosa molto bella, espressa in maniera molto moderna, perché nel 69 fare un film del genere era veramente all'avanguardia, non solo del cinema ma anche della tecnologia. Però secondo me dice qualcosa che in realtà è antico e che forse è eterno, perché chissà quando se finirà questa dualità, questo conflitto fra l'uomo, cioè fra l'essere umano e se stesso. Fondamentalmente il film parla dell'uomo e la tecnologia, no? C'è HAL 9000, che è questo supercomputer che a un certo punto diventa più intelligente dell'uomo stesso, no? Ma in un certo senso è come se questa cosa noi l'avessimo già vissuta, o almeno questa è la mia personale interpretazione, che mi ha fatto impazzire. Sono andato chiaramente in trip dopo averlo visto. Anche questo film penso di averlo visto 10 volte. E ciò che secondo me succede dentro di noi è che abbiamo una parte razionale che funziona, però abbiamo anche una parte, abbiamo l'inconscio, abbiamo l'intuito, abbiamo il cervelletto, abbiamo delle parti antichissime dentro la nostra stessa intelligenza. E non sempre però questo in armonia dentro di noi. Magari vogliamo una cosa a livello razionale, a livello non razionale ne vogliamo un'altra, ed entriamo nello stesso conflitto che c'era fra l'uomo e la macchina, no? Quindi secondo me la macchina in questo film rappresenta il raziocinio, l'intelligenza razionale. E poi diventa mistico, diventa trascendentale questo film. Ed è la cosa che chiaramente mi ha portato quasi all'estasi, perché alla fine, come nella musica, nell'arte e nelle relazioni, tutto ciò che facciamo, secondo me abbiamo la spinta appunto non consapevole di andare verso quella direzione, di andare verso l'estasi di bellezza, di gioia, di qualcosa. E quando si entra dentro questo viaggio, secondo me viene in qualche modo risolto questo conflitto fra coscienza e non coscienza, fra vita e non vita, fra passato e futuro, eccetera, eccetera. Quindi un film molto mistico. Ecco, forse è proprio tra l'irrazionale e il mistico che l'uomo, appunto, che il tema ci riporta al perché l'uomo continua a farsi domande a cui probabilmente mai riuscirà a darsi anche delle risposte, ecco. Appunto. Secondo me è proprio la ricerca della risposta che non darà mai la risposta. Passiamo invece ad Erika, che ha fatto un altro tipo di scelta. Diciamo che hai scelto tre film molto diversi tra loro, ma che hanno un denominatore comune. I film sono Divorzio all'italiana, Travolti da un insolito destino, Nell'azzurro mare di agosto e Buffalo 66. Diciamo che al centro c'è il dualismo della coppia, l'uomo e la donna, e in particolare la donna è sempre messa un pochino, diciamo, in ombra rispetto, come figura rispetto all'uomo, in questi tre film. E ritrovate questa conflittualità, ecco, che è all'interno anche di questi film? Nel fare musica devo dire che il conflitto esiste. Ci sono dei pregiudizi, diciamo, nell'essere donna che fa musica, che magari non esistono nell'essere uomo che fa musica. Questa è la prima cosa che mi viene in mente di dirti. Per esempio, è super banale, ma l'idea che tutti abbiamo nei confronti di una donna batterista è strano, particolare, che una donna, no, possa suonare una cosa, il ritmo, la fisicità, che sembra essere una prerogativa più maschile, no? Quindi già questo è qualcosa, quantomeno. Andando a parlare del mondo accademico, ci sono tanti pregiudizi sulle cantanti. Si fanno miliardi di battute sull'avere una cantante nel gruppo, sulla cantante che va tutta orecchio, in realtà è un'analfabeta musicale. Insomma,
battute come se ne fanno su a tanti livelli, sempre, su qualsiasi argomento. Beh, un altro tipo di conflitto, forse un po' più serio, che mi viene in mente di dirti, che però devo ancora metabolizzarlo e capirlo in realtà, quindi non è una vera e propria risposta. È un, sai, il classico commento che a fine concerto può venire detto nei confronti della leader cantante, della leader musicista, insomma, brava e molto bella, no? Questo classico commento che spesso viene fatto, no? Cioè, a dirti il mio, io in realtà è una cosa che prendo in maniera abbastanza positivamente, mi fa piacere. Però se ci pensi, in realtà la leader non è lì per esporre le proprie fattezze fisiche. Non è quello, insomma, l'interesse principale, perlomeno al momento in cui si fa musica, proprio perché se il conflitto c'è nel lavoro magari del musicista o nell'accademia, non c'è nell'atto di fare musica. Cioè la musica la musica in sé come essenza annulla un po' questo conflitto, questo pregiudizio. Nel momento in cui un uomo canta o suona in una maniera soffice, dolce, non ti viene a pensare questo canta in una maniera femminile, o una donna che ha una voce graffiante, che voce maschile. Questa cosa può essere un pensiero che puoi fare di superficie solo perché nella nostra lingua maschile vuol dire una voce magari potente, ma è solo perché è un problema di aggettivazione, non è un problema di senso in sé per sé. Quindi la mia teoria è che nel momento in cui la musica poi viene eseguita, si fa musica tutti insieme, questa cosa vada un po' anche a, esatto, e a cedono questi pregiudizi. Invece sì. Come nasce la vostra attrazione artistica, direi? Secondo me la risposta a questo è il fatto che abbiamo proprio gli stessi gusti. Cioè, noi abbiamo iniziato a suonare, io ho iniziato a cantare perché da piccolissimi eravamo molto amici, lui mi diceva dai prova a cantare, secondo me sei brava, e io, ma insomma, provando poi questa cosa è venuta e siamo cresciuti molto insieme musicalmente, quindi è questa la nostra... Non so te cosa ne pensi. Siamo cresciuti musicalmente insieme, quindi abbiamo sviluppato lo stesso filtro estetico per quanto riguarda la musica. E secondo me questa è la cosa che tiene unito un qualsiasi progetto musicale, cioè il fatto che si condividano proprio gli stessi aspetti estetici, cioè quello che a me non piace neanche a te, quello che a me piace anche a te, cioè è proprio il legame più... Sì, e intendo dire che secondo me è proprio la caratteristica fondamentale per fare questo mestiere, insomma, il fatto che se non lo fai da solo, insomma... Passerei alla terza categoria, non per importanza, ma passiamo alla letteratura. C'è un passaggio molto importante, che è il Pellegrinaggio in Oriente di Hermann Hesse. Direi che è un viaggio, anche lì, alla ricerca della pace tra sé e il tutto. Cosa ha stimolato questo libro nel vostro mondo? Ci abbiamo addirittura scritto una canzone, che ecco. Si chiama Il Pellegrinaggio in Oriente, e... Questo libro in me ha risolto il conflitto che avevo nei rapporti della musica, no? Perché per tanto tempo per me la musica ha significato non soltanto divertirsi, stare bene, esprimersi, ma anche un obiettivo e anche del successo, no? Perché penso che tanti musicisti, non so se tutti, ma perlomeno tanti, puntano al successo, no? Come se il successo ti dia qualcosa, no? E alla fine mi sono confrontato con amici miei o con artisti maggiori in questo senso che hanno avuto successo, che stanno molto peggio di me, che non ho mai avuto un particolare successo, no? Quindi di per sé non è una cosa positiva. È una narrazione, un luogo comune che ci viene raccontato da quando siamo piccini, cioè se sei famoso è tutto bellissimo, e in realtà uno è un viaggio, cioè è un'aspirazione che non ha mai fine, perché
quando è che uno può dire veramente sono arrivato? Qual è il punto di arrivo? No? Esiste un punto di arrivo? Poi è un processo che ti rende infinitamente insoddisfatto, infelice e fa sì che tu non ti possa godere mai in nessun momento sul serio, no? Quindi io dopo aver letto quel libro, che fondamentalmente è un viaggio non concluso, perché il Pellegrinaggio in Oriente narra la storia di questa persona che va in Oriente per un obiettivo suo e alla fine si perde dal suo obiettivo, se lo dimentica e non lo fa più, no? Ma io quando ho cominciato a suonare la chitarra, che ero piccolo, non ci pensavo minimamente al fatto di lavorare con la musica, era soltanto gioia pura e incondizionata. Poi però è stata macchiata, è stata rovinata da tutto questo che sappiamo, no? E poi alla fine l'ho ritrovata. Cioè, io ora mi reputo felice in ciò che faccio. E quando metto piede in uno studio di registrazione o quando suono, ma anche con degli amici in un salotto, è già il punto di arrivo. Poi se si può lavorare, se possiamo stare tutti bene, meglio ancora. Però non ho assolutamente nessuna aspirazione del genere. Sto bene con la chitarra, col salotto, con i libri, ed è la cosa più preziosa che abbiamo. E come dicevo prima, è talmente facile che ce lo scordiamo. Cambiamo argomento, pur rimanendo sempre in campo letterario. La vita segreta delle piante del professor Stefano Mancuso è un libro che voi avete messo nella vostra top 5. Sì, no? Portato. Ecco, possiamo vedere la copertina. E è un libro che vi ha aperto la mente in qualche modo, il tema dell'ecologia e della natura quanto mai oggi è molto, sì, più che attuale. Allora, siamo molto attenti al problema del cambiamento climatico, l'inquinamento, e tant'è che il nostro primo disco lo abbiamo intitolato Paramipotnia, ed era proprio per la madre terra, un messaggio di cura, insomma. Non per altri motivi, se non che è un'urgenza, cioè se vogliamo continuare a esistere è una cosa che va fatta. Il libro di Mancuso, Mancuso è un biologo, uno scienziato che insegna all'Università di Firenze, tra l'altro, quindi è qui vicino a noi. È un libro che ancora non ho neanche terminato di leggere, ma già le prime pagine sono abbastanza importanti. Semplicemente ti spiega la vita segreta della pianta, cioè le piante, noi andiamo a cercare, prendi un attimo anche la fantascienza, andiamo a cercare l'alieno, il marziano fuori dal nostro pianeta, nell'universo enorme, no? Ci inventiamo le migliori cose e non sappiamo che l'alieno ce l'abbiamo sotto le scarpe, insomma, le cose che le piante riescono a fare hanno oltre la magia, oltre veramente l'immaginazione. E vi faccio, se volete, un esempio, ma non riuscirò a spiegarvelo così come ve lo spiega Mancuso, che questo libro è scritto non per scienziati, ovviamente è scritto per persone che non hanno competenze chimiche o di nessun tipo, infatti. E comunque, per esempio, parliamo della ciliegia. La ciliegia, cosa succede? Il ciliegio fa nascere la ciliegia. La ciliegia è rossa per un motivo. L'uccello che passa volando vede un puntino rosso, lo prende, lo mangia, va via e poi lo espelle altrove, dove nascerà un altro ciliegio. Quella ciliegia è rossa perché deve essere vista. La ciliegia, prima di essere rossa, è verde, ma quando è verde non è pronta. Se l'uccello prendesse la ciliegia quando è verde, non avrebbe nessun senso. La pianta l'ha colorata perché possa essere vista solo quando è pronta. Quando il seme il nocciolo della ciliegia è pronto, può essere visto e allora diventa rosso. Cioè, solo questo, se lo analizzi per quello che è in realtà, le capacità della pianta sono incredibili e quello che dobbiamo imparare a pensare è che
sono esseri forse anche più intelligenti di noi, perché risolvono i problemi in un modo che noi non siamo in grado di fare. A noi se ci tagliano un dito non stiamo bene, e la pianta è fatta in modo che qualsiasi cosa le succede rimane nella stessa posizione, ma si salva, e entrano in gioco una serie di azioni chimiche, insomma tante cose, per cui è assolutamente geniale. E quindi vi consiglio di leggerlo, perché è importante sapere queste cose e cambiare punto di vista. Perché alla fine forse l'uomo e le piante siamo tutti sullo stesso pianeta e il destino è unico. Anzi, quindi... alle piante, cioè noi senza le piante non viviamo, le piante senza di noi stanno da 10. Chiudiamo questa puntata con una domanda un po' più personale. Come vivevi la musica da bambino? Da bambino vivevo la musica nel modo in cui spero di viverla ancora, e nel modo in cui auguro a tutti di viverla. Era un gioco, era pura gioia, puro divertimento. Ciò che banalmente dovrebbe essere, senza tante altre cose. Frank Zappa una volta disse: parlare di musica è come ballare di architettura. Molto bella, come per dire, la musica è musica, viviamocela. Quindi auguro a tutti di vivercela come se fossimo dei bambini.